Buongiorno a tutti, dovremmo essere connessi con questa diretta, la prima dopo tanto tempo. Ebbene sì, altri fatti hanno richiesto priorità e attenzioni e questo spazio è andato un po' così, svuotandosi. Spero che a qualcuno saremo mancati. In ogni caso, oggi è una diretta chiaramente soprattutto per salutarvi e augurarvi un periodo festivo bellissimo, carico di amore, introspezione, pace e serenità, come tutte le cose che ci si aspetta da questo periodo ricco di oscurità, dove la luce però sta per tornare ad emergere. Allora, proprio con quest'ottica, no, di apertura a questo futuro che ci aspetta, sono qui ad annunciarvi un po' dei nostri appuntamenti di gennaio. Perché se siamo mancati per tanto tempo, questo non vuol dire che non ci siamo organizzati per proporvi qualcosa di stupefacente per i primi dell'anno. Allora, tanto per cominciare, ricordo a tutti gli amanti del genere che il 6 di gennaio all'alba faremo la camminata meditativa e di conseguenza ci troveremo insieme. La destinazione sarà il Parco Sempione questa volta, salvo qualche tipo di problema tecnico che verrà chiaramente comunicato agli iscritti. L'alternativa solita nostra era il Parco delle Cave. Quest'anno, per fare una roba diversa, andremo al Parco Sempione. In ogni caso, l'alba non è così presto, quindi non dovrete necessariamente alzarvi alle 4 del mattino, magari anche un pochino dopo. E sarà un'esperienza di gruppo molto bella e interessante che piace sempre a tutti i partecipanti, perciò vi suggerisco di segnarvela. Il sabato dopo, il 13 gennaio, stiamo preparando da mesi una conferenza bellissima il cui titolo è Ipnosi e Media, tenuta da un psicoterapeuta, ipnoterapeuta, che ci spiegherà le basi dell'ipnosi e collegherà questi strumenti anche alla comunicazione mediatica. Perciò tutti gli appassionati di questa tecnica terapeutica, psicologica, che va a scandagliare proprio nelle profondità della psiche, sono invitati perché sicuramente troveranno la cosa interessante, ma anche a tutti coloro che invece sono interessati della comunicazione di massa e di come questa comunicazione esercita una persuasione o una manipolazione sul pubblico che l'ascolta. Il terzo appuntamento è il 20 gennaio, quindi pen pen pen, un sabato dietro l'altro, non avrete scuse per passare i sabati da soli o non passarli in associazione a Bicinganni. Il 20 di gennaio abbiamo invece il seminario sull'alimentazione consapevole in menopausa. Questo serve per coloro che magari si stanno avvicinando a quel momento, per coloro, per le donne. Per le donne che si stanno avvicinando a quel momento oppure che sono già dentro a quel momento, per andare a curiosare che cosa possono fare, in che modo influenza il loro stato fisico e non solo, quella cosa di cui, volenti o nolenti, ci dobbiamo portare dentro qualcosa tutti i giorni, no? Tre pasti al giorno facciamo, chi ne fa meno ne fa almeno due e quindi 2 volte al giorno almeno abbiamo l'opportunità di fare delle scelte sempre più sensate e in linea con il nostro organismo. Come vedete, tutte queste tematiche lavorano sempre su questo equilibrio corpo-mente che continuiamo a cercare con tutte le nostre attività. Perciò io ribadisco l'invito per gennaio. Ma prima di gennaio c'è questo momento di pace, di fermo, che alle volte a qualcuno non piace, no? Proprio perché sembra che tutto si fermi. Io vi auguro invece di poterlo godere fino in fondo, di poter sentire quanto serva stare fermi, no? Con questo senso di attesa per catalizzare delle energie e tornare ancora più belli e attivi alle prime luci dell'alba. Vi ringrazio ancora per l'ascolto. Sotto, come al solito, troverete i link per iscrivervi. Se non ho detto tutto, potete farmi domande. Potete scrivere ad abc.inganni@gmail.com. Ciao a tutti.